Allora, questa è l'entrata del Breakfast San Rocco, capo di ponte, denominato così. L'entrata è qui, in questa casa d'epoca del passato, ma devo dire che la località è villa, diciamo chiesa delle sante, dove c'è una bellissima chiesa d'epoca. C'è vicino questo breakfast, che è una delle poche meraviglie esistenti come struttura ospitale. È un po' buio, mi vedo dentro, mi vedete all'interno del breakfast, ma mi vedete? Sì, sono io, sono entrato nonostante che la luce appena entrata non ci sia. Poi ci sono dei magnifici bottoni che si girano e si accende la luce, questo ambiente così bello che crea al viandante, all'ospite, pagando una cifra anche modica, si può arrivare in questo breakfast. Se volete ulteriore informazione, dovete chiedere esattamente la grotta della Chiesa delle Sante al numero 4, appartiene al responsabile del Capriccio Azzurro di Boario. Lì potete avere ulteriori informazioni anche riguardante il prezzo per una notte o per un weekend. Qui è la grotta, è l'interno di questo breakfast, dove una porta comunica all'interno della grotta. Sì, ma è un ambiente particolare, non è una casa sull'albero, è proprio una grotta arredata modernissimamente con tutti i comfort, passando dal riscaldamento anche a una temperatura di oltre 20 gradi, si può arrivare ben riscaldata, ben protetta, non c'è umidità soprattutto, non c'è umidità. Questa è la scala che comunica con la parte superiore, perché sopra, passando da questa scala, si può arrivare alla parte notte. Sotto c'è la parte, si può dire, giorno, vita quotidiana. Di sopra, ecco, appena io arrivo vi faccio vedere poi dov'è la camera e la sala d'attesa per entrare in camera. Un arredamento così particolare forse non l'avete mai visto, dove io sono entrato da questa porta che comunica dall'esterno all'interno della grotta. Qui ritornerò perché Aldo ha trovato un'abitazione particolarmente strana in tutta la Lombardia, dove sussistere e di vivere in alcuni giorni è stato veramente bello, in quanto sono stato consapevole che anche il più piccolo mondo lo ricavo in una grotta.